Oh, incredibilmente si è fatta notte. Tra l'altro, aggiungo che qualcuno nei commenti degli scorsi episodi mi ha segnalato che ho lasciato in... Oddio, era la mia ombra, pensavo fosse qualcuno. Mi ha segnalato che ho lasciato indietro, nella primissima area, una spada dentro l'attica di vetro, dove praticamente c'erano... c'era la prima zona degli allarmi, no? Clickbait. Hello, another plucky survivor. Beh, se è un sopravvissuto sarà meglio andarlo a controllare, no? Ah, ma certo, è la casa dei nostri carissimi youtuber. Aspetti che arrivo, mi raccomando. Faccia attenzione ai vetri, Gli artigli non sono male. Gli artigli sono buoni perché sono veloci, ma a pochissimo corto raggio. Ah, perlomeno sai che se sei circondato gli artigli possono essere una soluzione. Altre esplosioni là sopra. Se mi aspetti arrivo anch'io, Brock delle capre, tu non c'eri la prima volta. Una batteria, un qualcosa da potergli lanciare contro, vero? Vabbè. Ormai. Mi spiace, ma ho imparato a schivare. Ecco qua, Brock. Dove hai lasciato Misty e Ash? Aia. Mi spiace, ma ti dovrò tagliuzzare il braccino tra poco. Brock, dove vai? Dove vai? Qui, bello. Dai, Brock, che ce la fai, forza. La cosa bella della spada è che fa abbastanza danno. Il problema è che è lenta. E a Brock questo non piace. Vero? Bello il nostro amicone delle caprette. Ecco fatto. Rispetto a Becky poi, mi sembra che ce la stiamo cavando già molto meglio. Peccato solamente che non riesco a tagliargli un braccino, che è quello che effettivamente vorrei fare. Forza Brock, dai. E addio a Brock. Chiave della cassaforte di Brock. Grazie. Ehi lassù. Un martello improvvisato. Ottimo. Che bello che le casse già aperte ti danno ancora roba. Sai, quasi mi dispiace essere venuto qui la volta scorsa. Sarebbe stato bello esplorarla adesso. Mettiamo la bomba ad acqua, che così almeno le fiamme le vediamo. Ehi, tutto bene là sopra? Non sei così tanto lontana dalla realtà. Sorry to burst your bubble, but I have no idea who you are. I'm Amanda Styles, LA's top trending girl in the juicy food. In carne sì, in ossa, vediamo tra poco se qualcuno te le rompe. Ho sentito qualcuno camminare qua di lato. Explosions and fun. You're filming it. Yep. Catching this shit show on camera. When my videos of flying zombie guts go viral, they'll be racing to send it to choppers. Oh man, common Bel Air delusion. Great. That's just a me piace tantissimo come Jacob sdrammatizza tutte queste storie. Sorella, mi spiace. Oh shit. Idea. Video collab. We lure suckers up here. You finish them off Amanda style. Mi chiedo se questa ci muore oppure la salviamo. Then let's fucking go. Blast some tunes and knock any loser that shows up off the motherfucking. Let them bodies hit the floor. And no
Certo, sorella. Oh no. Spara la musica, attirare i zombie e darai il via alle riprese. Vabbè, facciamolo. Se proprio dobbiamo. Ma questa è marijuana. Vabbè, non è che la cosa mi sorprenda, però. Porca troia, ti sta bene. In piena ripresa di scatto. Dai. Forza, forza. No, che palle. Ma porca. E smettila di correre, cretina. Dai. C'è da dire che in Dying Light c'è più facilitazione a colpire le teste. Lancia giù dal tetto e più basta. Oh, ma scusami, ma non ti stavo neanche cagando. Io mi stavo divertendo. Dai, venite qua, forza. E un andato, due andati. Dai. Sparati in vena questo. E il problema è che con... Il problema è che col calcio... Ma levati tu. No, è morta. Che palle. E siamo a tre. Forza, forza, venite. Dai, 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 dai. No, che palle. E siamo a quattro. Io intanto sto morendo per sta cretina. E siamo a 5. Dai, 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 contamelo. E siamo a 6? No, è ancora vivo. Deve essere vive per forza. E siamo a 6. Io mi stavo divertendo ad ammazzarli sti scemi. Aha. Certo, come no. Ma vai via. Punta gli arti e mutilali come se non ci fosse un domani, eh? Niente di troppo difficile, insomma. Una mattina come le altre. Però io ho bisogno di cure. Ecco qua. Ma va a cagare tu lo sponsor, scema. Ma porca puttana. Guardate se ci devo morire per colpa di sta cretina che deve fare il suo video. E ora? Ah! Pensavo fossero il coso di cura. Ok. Non ho letto, scusami Amanda, stai... Cercavo di sopravvivere. Brullimina. Cos'è brullimina? Cosa vuol dire brullimina? Io credo che intenda bruciali. Ma non ci giurerei. Quindi se davvero ho ragione
E speriamo sia così. Ho bisogno ancora della tanica io. Ma vai via. Ah, sono io quello che è bruciato. Ma questi qua di fuoco sono un problema, Ma che cacchio. È arrivato il cicciotto da dietro. Oh, e li abbiamo bruciati 6. Ma vai via tu che bruci. Ho bisogno degli shuriken qui se voglio avere una manina. Chi è esploso? Adesso uccidi quei perdenti. Che fine ha fatto il cicciotto? Eccoti qua, stavo venendo a cercarti, pensa un po'. Dai, provaci. Madonna mia, se sono fighi gli artigli. Chi è che è rimasto ancora? Ma non ci penso neanche, Amanda, ma ammazzati. Ma vai a cagare. Sono già qui, scema. Come vuoi, sorella. A parte il fatto che sono quasi morto, però. Yeah, fame ain't my poison. Getting out of LA, though. That's still plan A, but no reason I can't raise my name value. Not that either's happening without a stable internet connection. True. The city's in total quarantine. But there's room at Emma Jaunt's. Other survivors, food. What? Bestie, I know you aren't suggesting we break up the team. No, no, ti sto dicendo di andarti a salvare il culo. Ci pensiamo poi, tu vai a salvarti, poi vediamo. I'm not doing this for you again. You've got enough to make your big splash. Okay, I do need to edit this. Vai, sorella. Esatto. Vai tranquilla, bestie. Nuova carta superstite. Ah, che bello. Lascio un commento ad Amanda, ma dai. Allora, vediamo questa nuova carta. Palla demolitrice, fai a pezzi le loro difese, gli attacchi calcio volante indeboliscono gli zombie. Anche perché in realtà questa carta qui, spazio personale, è calcio con salto. Ah, però aspetta, qual è la differenza? Penso che li intenda tutti e due. Vabbè, mettiamo questo che indebolisce per adesso. Sta missione, nonostante tutto, mi è piaciuta. Ci stavo per lasciare le penne, però. Anche più che altro, il vero problema è stato il fatto che era tutto buio. Poi, in realtà è stata fattibilissima. Ma ti pare che questi avevano anche una cosa da bullying nel salotto? Ma ti prego. Più che altro la chiave di Brock. Vorrei capire se ha un qualche utilizzo. Per esempio, qua c'era, esatto, ancora la porta chiusa. Però, se io faccio una furbata e lancio questo di là, ce la dovrei fare facilmente ad arrivare. Mi serve un'arma da lanciare, però. Vabbè, lanciamo questa, che se anche dovessimo perderla, non è un grande danno. No! Sono scivolato. La madonna, che esagerazione. Comunque, dovrei riuscire a farcela se salto così. No! Devo trovare la giusta lunghezza per fare il salto. Ecco! No! Dai! Non so come ha fatto a morire così. Comunque ce l'abbiamo fatta. Devo solo riuscire a incastrarmici giusto, ma ce l'abbiamo fatta. Cioè, non sono morto fino ad ora facendo quel salto, sono morto adesso. Ecco. Ma dai, ma no. Ho capito perché siamo morti, comunque. Siamo passati oltre il mondo per qualche arcano motivo. Dove sono? Dove cacchio sono finito? Houston, non so dove sono, ma voglio tornare a casa. Sono finito oltre le barriere del mondo. Come faccio a tornare di sopra? Sono sotto tutto. Ti prego, fammi scalare. Fammi ritornare di sopra. Qualcuno mi aiuti. Ho paura.
Non voglio stare qui sotto. Non voglio stare qui. Non c'è modo di risalire. Sono sottoterra e non sono ancora morto. Ti prego, fammi rispawnare in un punto decente. Ti immagini se sono il primo a scoprire una stronzata del genere, un bug simile? Magari riesci a sgamare qualche modo per passare dall'altra parte della mappa, queste cose così. No, ma dai. Dove cacchio mi hai fatto ritornare? Vabbè, per carità. Siamo addirittura tornati alla prima casa. Volente o nolente, alla fine io qua ci volevo tornare, quindi. Ecco, volevo giusto sapere. Gli allarmi ritornano. Quindi, se io adesso rompo la teca, una spada da ufficiale. Di livello 2. Vabbè, meglio che nulla, dai. Dai, bene o male non mi posso lamentare. Poteva andare... Dio mio! Vai via! Ma vai via! Da cosa sono infestato? Per le vespe, Dio mio! Ma... Vai via! Perché le vespe? Perché? Camminatore con lo sciame. Le api? No, no, no. Cos'è sta magia nuova di zombie con le api? Io come faccio a rientrare qui ora? Beh, oddio. Ecco. Risolto il problema. Emma? Tutto bene qui? Scusami se me la tiro un pochino, eh. Ehi! I'm just trying to help here. I'm a guy who can get things for people. Things you can't just find in the store, you know? Uh-huh. Right. Well, once I see what we're missing, could be I'll be giving you a list. Sure. I'll help you. Just make sure Emma knows who's providing in her hour of need. Uh-huh, certo. Ma per fortuna tu non sei sordo, dai. Almeno quello. Sono contento per te. Un progetto? Modifica incenerente non comune. Vabbè, io intanto riparo le mie robe. Vendiamo tutto ciò che non ci serve a Carlo. Allora, io tra l'altro queste due armi le sto tenendo da parte, come ho detto, per poi comprarle quando saremo di un livello più alto. Secondo me finché non le compriamo scalano queste. Ti occorrono dei fusibili per mettere le mani sul bottino protetto da vari quadri elettrici. Ok, tu hai un numero oppure... Ok, sì, hai un numero fisso, va bene, va bene, va bene. Dunque, Emma, dov'è? È andata a dormire? Go away. We're gold. I made contact with CDC. Are they coming to rescue us? No, but there's a quack in Santa Monica. We have to pack light. We? What's this we? Get this. Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Really? The world needs a savior. I'm it. And you're hitching a ride on my coattails, etc., etc. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg. Look, I'm high on adrenaline, hope, and a smidge of pant-blasting terror. But we can get out of here. All of us. Together. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Yeah, I can't, but you can. A dash of jaunty whatnot, right? Immagia. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam'd risk everything for me. Oh, come on. He's hooked line and plonker. He had his chance. Don't make me beg like him. No. To save you. Oh, che bel sorrisino. This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Right, I'll drum up the committee. But remember, I'm not begging. No. Lei è la donzella da salvare di questo gioco. Nuova scheda superstite, vediamo. Oh, i vetri sono antiproiettile, sai. Ok, buono da sapersi. Terapia di gruppo. Solo Dani e Jacob, che siamo noi. Placca la tua ira, uccidi i zombie a rapida successione per recuperare la resistenza. Devo dire che Jacob mi sa che ha un'ottima quantità di recupero di resistenza, il che mi fa pensare che Jacob sia quello che può continuare a menare senza perdere resistenza continuamente. Ok. Vabbè, guarda, sono contento. Abbiamo anche un'altra qui, giusto? Ok, vediamo. Terremoto. Fai tremare la terra, i tuoi attacchi con schianto al suolo ottengono un incremento notevole della forza. Gesù, neanche troppo utile.
pensavo chissà cosa. Dunque, convinci Michael ad aiutarti. Fammi indovinare, ci sono delle missioni in giro per tutta la casa, vero? Trailer presagio di morte. Ah, ciao Amanda. Troppe persone che parlano tutte assieme. Mi piace un sacco che c'ha la GoPro sulla spalla e sta davvero editando il video. Vai, vai, edita pure il video. Vai, vai, nessuno ti disturberà, fidati. Michael, sì, dove? È vero, chissà dov'è il nostro amico Sinclair. Eccolo qua, madonna mia. Curtis, sono contento che stai bene comunque. Michael, qualcuno ha visto quel simpaticone? Non è che è stato morso e si sta nascondendo? Ok. Sì, l'ho visto. Michael's room. Grazie del consiglio comunque. Two. I hope it will happen. You devil. Me? Devil? Oh, that girl. And after everything he's done for her. No. No, that's it. It's time we had a talk and a jaunt. Whoa, slow down. Oh, you're wound tight. Where's Michael? Gone. Out there. Azz. Really? What did you expect? He was a supporting lead. Then this, Joe and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Io scherzavo quando gli ho detto vai a uccidere zombie. Somewhere, I don't know. To get her to notice him again. Is there anybody in this nut house not beholden to that self-centered? Hey, you don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Does sì, ma stia buona con quella spazzola, signora. Okay, look, we need to find Michael. Why do you care? Because there's no me in team. We need him. We need everyone. Oh, posso saltare le scene, incredibile. Mi dica, signora. He took his keys to his place in the hills. Great, the full tour. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Perdóname, Dios. Perdóname. Mikey. Damn it. Be back before you know I'm gone. With Michael. Sarà meglio per te. For Michael. Ti pareva. Ti pareva. Ma posso rientrare, sai, per vedere se c'è ancora qualcosa? Esatto. Non sia mai che ci siano oggetti utili, no? Oh, comunque io scherzavo quando gli ho detto vai e uccidi un po' di zombie in giro, eh. Non l'ha presa sul serio lui, eh. Segui Michael a Beverly Hills. Hey, Sam wants some guns. Got any ideas? Yes, but not now, all right? I gotta find Michael. No problem, okay. No problem. I'll fix it. That's what I do. Bravo Ronnie, mi piace. We have a donkey. Fabulous. Our chances just doubled. Hey, wait. You need a donkey? Ma tu davvero procuri tutto, compreso un asino? Dio mio. Senti, stai buono, Ronnie, dai. È uscito, Sam. Benissimo, quindi. Quindi, se ritorno un attimo qui e prova a rifare il salto, io voglio vedere se riesco a non finire nell'oltremondo. Che tra l'altro qui vedo a 50 metri una zona dove dobbiamo mettere un fusibile. Che tra l'altro anche a casa di Sinclair c'è da usare un fusibile. Diamo un'occhiata in giro per bene per il momento. Più che altro tutto sto buio mi infastidisce. Vorrei ci fosse un pochino di luce. Oh, ma guarda, si apre dall'altra parte. Sai che novità. Eccolo qua. Apriamo la porta dall'altro lato e guarda un po'. Qui serve un fusibile. Non che la cosa sia proprio vera, però. Vediamo cosa nasconde il tesoro a prova di zombie. Da-da-da-da. Una mannaia blu. Beh, la mia mannaia precedente iniziava a fare schifo, quindi ottimo. Mi chiedo se questa cassa riappaia, o se ogni volta hai bisogno di un fusibile, o se non appaia proprio più. Ora che è apparso il primo tizio grosso, iniziano ad apparirne ovunque, guarda un po'. Però,
non sono difficili da tirare giù. Detto questo, qui c'è un'altra entrata con un fusibile. Dio mio. Ma a parte quanto... Perché c'è il teschio se è così pericoloso? Dio mio. Sei così pericoloso tu, davvero? A me non sembravi così forte, però chi lo sa. Detto ciò, vediamo cosa nasconde questa zona. Ovviamente qualcuno. Andata? E la Madonna, ma... Ma quanto siete forti! Porca troia! Pam! Una sleccata qua dentro mentre gli volavo addosso! Vacca miseria, ma che male! Esplodi, dai, che così mi ricarico. Cioè, mi riprendo... Ecco, appunto. Mi riprendo la vita! Di nuovo! Gli stavo per tirare una coltellata e mi ha... Ma poi siamo proprio qui accanto a casa, ma com'è possibile? Non comprendo. Te, muori. Ma pensa a te. Sto cretino di merda. Vediamo il tesoro a prova di zombie. Bam, 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 bam. Un martello blu. Oh, non si butta via niente, no? L'antennista. Eccole qua, grazie. E questo è il suo furgone? No, questo era il postino. Oh, ancora! Minchia che palle, basta, vai via! Ma quanti palestrati ci sono a Los Angeles, ma davvero? Dio mio, io l'ho ucciso con un calcio volante. Ritorniamo a noi. La cassaforte dei Brozoide. Beh dai, ne è valsa la pena di ritornare qui, dopo essere finiti nell'oltremondo. Però aspetta, forse ho un'idea ancora più stupidamente ragionevole di questa. Vediamo se c'ho ragione. Lo sapevo che sono... Sono proprio scemo a volte. Ecco qua. Dov'è? Eccolo qua. Che tra l'altro io neanche lo sentivo più. Eccoci qua, ma guarda un po' che fortuna. Vantaggio carico pesante. Fantastico, posso aprire ora? No, ovviamente perché mi manca la chiave. Eh certo, di qua puoi farlo il salto e di là no. Madonna mia. Le ingiustizie. Comunque Michael, è il momento di andarti a salvare. Il furgone dell'antennista. Ah. Sì, dammela però. Dammi. Ecco, no. Ecco, esatto. Inventario pieno. Fantastico. Però almeno questa l'abbiamo presa. Benissimo. Guarda, in realtà a me va benissimo così. Stiamo iniziando già ad avere armi di livello superiore e soprattutto che fanno discreta quantità di danno. Vorrei solamente trovare un banco da lavoro per iniziare magari a modificarne qualcuna. Eccolo qua. Dunque, banco da lavoro. Questa è già elettrica, benissimo. Infatti era dell'antennista. Ed ecco qua. Un po' di militari. Guarda, sono contento di quello che è appena successo. Dio mio, troppo. Anche fin... Ancora. Basta. Ma che palle. Uno ne è apparso e ora ne appaiono 2000. No, ma mettiamole tanti assieme, sia mai che uno sia poco. Dai, vieni qua. Ah! Lovely. Sì, splendido. Il fatto che schivare sono andato contro il muro. Beh, però qualcuno sta ancora bruciando. Guarda, sono contento che quelli grossi siano morti praticamente da soli. All's well that ends well.
Di cui uno di quelli doveva anche morire per forza. Fantastico. Un piccone. Vabbè. Attenzione, combo. Boom. Ah, fantastico. Non li ha uccisi tutti. Allora, sai cos'è la cosa che non mi sta facendo impazzire fino ad ora del sistema di gioco? Che il sistema di schivata non è molto utile. Nel senso, non che non è utile, non è molto pratico da intuire. Per il semplice fatto che se tu non schivi, 100% sei stato colpito. E la cosa un po' non è giusta, perché scusami, se io arretro, lo schivo in automatico il colpo, no? Però ho trovato una katana. Anzi, una wakizashi. Spero più che altro che faccia giorno adesso che andiamo di qua. Ma come ha fatto Michael a passare senza il passepartout, scusami? Vabbè, buon per Michael.